Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e bentornati a questa 43esima puntata di Minecraft con Modpack Balls. Bene ragazzi, allora, in questa puntata faremo la parte finale dell'assembly line. Ossia, come avete letto dal titolo, faremo la parte, diciamo, che assembla che assembla, ragazzi, già partiamo bene, la mia testa da scivola già comincia a sfandirare. Vabbè, andarsene chissà dove. Faremo la parte che smista le chest. Potremmo aggiungere c'è anche una fornace, però come ripeto e come dico, come non diciamo, non mi stuferò mai di ripetere per l'appunto, secondo me è meglio che i materiali rimangano in dust, rimangano, perché ci possono sempre servire in quello stato lì. Allora, niente da craftare in questa puntata di nuovo, non c'è niente, perché sono tutte quante cose che abbiamo craftato nelle puntate precedenti. Quindi ad esempio l'imprint, vabbè, le faccio vedere al volo i crafting perché vi possono servire. L'imprint si crafta semplicemente con un redstone, un foglio e un x-hack, e ci danno due imprint che ci servirà per mettere nei reactor, che si craftano in questa maniera qui. Vabbè, si è buggato un attimo qua il foglietto. C'è il foglietto in mano. C'è lo scontrino. Sembra uno scontrino, è vero. Praticamente si crafta con due cavi in copper isolati, un pistone, due di steel e una redstone. E quindi queste qua anche li prendiamo. Va bene. Poi il manipulator, che già ve l'ho fatto vedere. Dispenser e basic circuit. Ma perché mi sistemi tutto? Io non voglio la roba sistemata, la voglio tutta bella incasinata. Allora, poi i conveyor belt, che vabbè, sono un po' costosi da costruire perché c'è abbastanza steel, però ce n'è da 10, quindi va bene. Ne ho fatti 34, ma poi in base alle vostre esigenze ve ne costruite quante vabbè, quante ve ne servono ve ne costruite. Ecco, e l'imprinter, che ci servirà per scrivere l'imprint, per fare l'imprint, che ecco, ma perché si schiaccia la R, effettivamente, cosa strano, sempre lo stesso tasto. Vabbè, 4 di ferro, ink sac, pistone, cassa e 2 crafting table, sempre semplice. I cartelli, che non sono necessari, ma li prendo, e ho fatto 6 casse. E io ho buttato il foglietto, lo scontrino, dai, andiamo. Allora ragazzi, allora, dicevo che facciamo la parte finale. Io qua, come avete visto, ho cambiato un bel po' di cose, nel senso che ho spostato tutta l'assembly line, tutta la triplicazione di minerali qua, ed è diciamo molto più ordinata, e ho fatto una stanza per tenere i loop, così almeno il casino dei pistoni ce lo siamo risparmiati. Ve la faccio vedere al volo. Eccolo qui. Qua ci sono i due loop che abbiamo fatto nella puntata precedente. Non è niente di che, sono gli stessi, però sono stati messi in modo diverso. Quindi loop per far uscire dai manipulator, e loop per far uscire dalla cassa principale. Allora, andiamo. Ah ragazzi, ho spostato anche questa cassa qua, la cassa principale, sì, sta facendo casta, non so, vabbè, l'ho spostata qui perché faremo anche, magari, non so se nella prossima puntata o in futuro, un sistema che ci scarichi automaticamente i minerali dal tunnel bore. Non vi sto a anticipare niente, vi tenete la sorpresa, la sorpresina. Ah vabbè, qua ho fatto la neve, vabbè, per far partire tutto quanto l'assembly line, con una batteria che ci tiene lì un po', diciamo, una batteria tampone, per almeno quando si scarica questa, un pochettino, ci rimane un po' di carica qui. E bene, allora, l'idea che avevo era di, visto che ho messo qua che i conveyor belt vanno in questa direzione, di fare un'altra striscia di conveyor belt che mi porta fino a qui i materiali. Quindi possiamo tranquillamente rompere questo di conveyor belt, perché qua non ci servirà più. Qua nella cassa non c'è niente, quindi anche la cassa la sequestriamo. E bene, quindi cominciamo già a piazzare i conveyor belt e fare lo scavo. Allora ragazzi, dove è finita tutta la mia roba? Mi è sparita dall'inventario. Cioè, ma non l'avevo presa? Buu, sarà buggato mezzo mondo. Va bene ragazzi, magari mi sono sbagliato io prima. Mi è preso veramente uno spaghetto, uno spavento. Allora, dai, su, imbriaco, sto qua, Stevie, dai, andiamo. Ok. Allora, prendiamo subito i conveyor belt, così almeno facciamo la parte principale. Credo sì, facciamo lo scavo, anche se non so se serve, però facciamolo. Per far passare i cavi in copper.
Ah, qua sotto, ragazzi. No. Ragazzi, qua sotto, se avete visto, ho cambiato tutti qua sotto, tutti i cavi non isolati, cioè isolati i non isolati, perché tanto non penso che io vada a fare passeggiate sotto i macchinari, quindi era uno spreco inutile. Allora, mettiamo i cavi non isolati anche qua sotto. Spippi pippi. Anche se non lo so che non servono tutti questi cavi, però mettiamoceli tanto. Alla fine di copper ne abbiamo quantità industriale. E a proposito del copper, del tin e di varie altre cose, ragazzi, raccoglietene parecchio, perché nelle prossime puntate ci avvicineremo ancora nuovamente all'ICBM con nuovi macchinari e soprattutto all'Atomic Science. E non vi dico più nient'altro, ragazzi, so soltanto che nelle prossime puntate ci avvicineremo a questi a queste mod. Allora, giriamo i conveyor belt in questa direzione. Mi ci posso schiaffare anche sopra, perché tanto devo andare in direzione, questa direzione qui. Quindi, ragazzi, tenetevi pronti più che altro per l'Atomic Science, perché per l'ICBM sì, carina, ma quello che diciamo sto confabulando sull'Atomic Science. Perfetto, allora, quindi, perché ho fatto questo, ragazzi? Scusate se non mi sono spiegato. Perché non tutti i materiali possono andare dentro la triplicazione degli ori, perché dei minerali? Perché se ad esempio noi facessimo andare direttamente i semi, che ne so, perché ci mettiamo i semi, i semi o la cobble, all'interno di questo macchinario, del, com'è che si chiama, del crusher questo qua, no, no, del purification chamber, si bloccherebbe tutta la catena. Quindi, noi faremo andare tutti i materiali su questa assembly line qui, su questi conveyor belt che diventeranno i principali. E nel caso in cui trovasse copper, tin, oro, qualsiasi cosa, metteremo un reactor che spinge verso di là il materiale che deve andare nella triplicazione degli ori. Bene, quindi poi per i reactor penso che li metteremo tutti quanti dopo. Allora, qui ovviamente, sbaglio, ho sentito un pig zombie. Mi sa che proprio sopra ci sia un pig zombie. Allora, bene, quando finisce praticamente, quando gli ori usciranno dalla triplicazione, dovranno andare verso la mia destra. In questo caso, quindi va sull'assembly line principale. Qua possiamo ancora scavare, non so perché io non abbia scavato qui. Adesso vi spiego cosa sono queste torrette di fango, di terra, di cacca, di qualsiasi cosa. Queste qua sono le tre casse principali. Ho deciso di fare inizialmente tre casse che praticamente conterranno direttamente i dust o eventualmente, sì, per il momento i dust, e poi magari se non possono aggiungere anche per la cobble, che ne so, per la ghiaia, qualsiasi cosa. Allora, ad esempio questa cassa qui potremmo fare che tenga ferro, oro e osmium, che sono i materiali che ne abbiamo di meno ma utilizzeremo di più, quindi ahimè ci tocca. Magari questa cassa qui con tin e silver, e questa qua solo col copper, visto che il copper è il materiale che si trova di più di tutti, secondo me, a mio parere. Bene, abbiamo altri cavi, piazziamoli. Allora, speriamo che ce la facciamo con l'energia, perché tutti questi conveyor consumano, eh. Dai, piazza. Perché li ho fatti da tre, ragazzi? Adesso ci stavo pensando, perché questo qui è lo spazio per il manipulator. Allora, ossia quel macchinario che ci permette di mettere i materiali all'interno delle casse. Allora, cosa ci mettiamo subito? Mettiamo subito le casse e i manipulator qua, dai, così almeno ce li togliamo subito davanti. Piazziamo subito le doppie casse qui, sì, perché io non faccio quel power tool. Perfetto. Allora, sette casse. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah sì, vai, i cartelli non ce li mettiamo. Vediamo un pochettino. Allora, poi mettiamo un manipulator qui. Ecco, mi sono scordato che comunque anche i manipulator vanno alimentati. Tanto acce per il momento non ce ne servono. Uno, due. Se ci fosse la corrente in questo momento avrei preso una scossa assurda. Una scossa assurda, ragazzi. Bene, poi un altro manipulator qui. E un altro manipulator qui. Allora, perché
Perché ho un altro manipolatore in mano? Semplicemente perché se nel caso non avessimo una cassa settata, quindi una cassa dove devono andarci a finire gli oggetti che abbiamo prescelto, faremo una cassa che conterrà tutti questi altri scarti, diciamo, tra virgolette scarti, perché potrebbero essere anche diamanti, visto che la cassa di diamanti non abbiamo fatta, quindi non è uno scarto. Quindi schiaffiamo la cassa qui, anzi, giriamola in questa maniera qui, chissà se la ruota ci gira anche la cassa. No, non gira la cassa. Gira la ruota, ok. Quindi lo piazziamo qui. Oh, basta questo portale, è troppo bordello. Quindi, nel caso in cui non ci fosse nessun minerale che deve andare nelle casse, tac, va in questa cassa piccola qui. Che poi ovviamente allargheremo e metteremo anche altre casse, questo sarà 99 su 100 sicuro. Bene, allora, io qua adesso ho fatto un piccolo errore perché... No. Non è un errore. No, non è un errore. Perfetto. Allora, adesso possiamo montare i reactor. Però prima di montare i reactor... Sì, montiamo i reactor. Sì, montiamo i reactor subito, subito. Ora, qui dobbiamo fare i reactor che, ad esempio, tanto poi si possono sempre aggiungere. No, perché li mette al contrario? Quindi... Dovremmo fare i reactor che magari prende adesso per il momento tin, silver, copper, ferro. Sì, possiamo fare questo reactor qui. Quindi, vabbè, piazziamoli per il momento. Poi... Un altro reactor che ci metta qui. Eh sì, ma al contrario, sempre. Ah, ragazzi, anche i reactor vanno alimentati. Non so se si possono alimentare da sotto. Lo proviamo subito. Vabbè, non lo proviamo dopo. Un altro reactor qua che metta il ferro, ore, osmium. Qua tin. No, qui qua. Tin e silver. E qua il copper. Ovviamente, qui non servirà niente perché vanno da soli. Perché mi avanzano i reactor? Boh. Va bene lo stesso, ci servirà perché tanto prima o poi aggiungerò altre casse. Bene, benissimo. Facciamo una cosa, ma perché ho paura che magari non ce la faccio in tempo a spingere. Magari se ne va. No, voglio rischiare oggi. Voglio rischiare, volevo spostare di uno, però non c'ho una voglia. No, che non c'ho una voglia, nel senso voglio provare, così almeno tolgo il dubbio. Proviamo a vedere se possono essere alimentati da sotto. Sì, che culo! Quindi, vabbè, per il momento io ho dei cavi isolati, quindi facciamo che cavi isolati. Aspetta, no, perché devo fare questo sistema qua? Che posso fare questo che è più conveniente. Voglio almeno con un cavo ne alimento due. Non era una capra, ero io che facevo. Allora, compriamo questo. Non so se il video sarà abbastanza buio, forse. Dovrò mettere un po' più di torce. Qua sotto non ci ho messo la roccia, ovviamente, la cobble. Ok. Perfetto, quindi qua sono tutti alimentati. Poi dobbiamo alimentare questo qui, che lo possiamo alimentare da... Sì, anche da qua possiamo alimentarlo. Così almeno spostiamo questa torcia. Tac. No, no! Lo sapevo che c'era un errore, infatti già ci avevo pensato. Mi fai scendere? Sì, il cavo ovviamente se n'è andato là sotto, lo sapevo. Come non immaginarselo? Sono a corto di cavi. Voilà! La torcia dov'è che ce la ripiazziamo? Allora la mettiamo di qua. Voilà! Perfetto! Ora cosa dobbiamo fare ragazzi? Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, per far funzionare il reactor ha bisogno di un imprint. Questa crafting table non servirà più sicuramente e quindi metteremo un imprinter. Voilà! Perfetto! Allora, prima cosa da fare. Prima cosa da fare è fare l'imprint dei minerali principali che ci servono. Quindi, prendiamoci. 1, 2, 3 di silver, 1, 2, 3 di tin, 1, 2, 3 di osmium, 1, 2, 3 di copper e 1, 2, 3 di ferro. Dai, mettiamoci anche 1, 2, 3 di gold e facciamo prima. No, ma l'oro però... Sì, allora, mettiamo nella cassetta... Ah sì, no, ferro, oro e osmium, è giusto. Perfetto, allora, scendiamo giù.
fare quella lì, tanto ora ne faremo poco, cioè ora ce n'è, però è un po' più raro, quindi possiamo mettere nella cassetta del ferro e osmio. Bene, allora dobbiamo fare l'imprinta. Allora facciamo prima questo qui, che praticamente vediamo se funziona, che spinge gli ori nella, nella triplicazione. Allora, vediamo un po' se mi ricordo ancora come funziona sto macchinario diabolico. Allora, qui dovrebbe andarci l'imprint, sì, giusto? Poi ci deve andare. Poi ho scoperto anche per un crafting, ho scoperto anche come può funzionare per un crafting automatico, ragazzi, ve lo spiegherò successivamente, almeno spero che questa sia la versione giusta. Ad esempio, noi ci vogliamo mettere il lingotto, perfetto. Quindi abbiamo un imprint col gold ore, perfetto. Quindi lo togliamo. Adesso ci dobbiamo aggiungere il ferro, quindi gold ore e ferro. Aggiungiamo il copper. Non so quanti spazi massimi possa avere, non ho idea. Spero che siano abbastanza. No, cosa ho fatto? Osmium. Asmium. Il silver ce l'avevo già aggiunto. Gold, iron, coppium. Sì, coppium. Osmium, silver, perfetto. E tin. Sta a vedere che il tin adesso non me lo fa aggiungere. Mi ha fatto aggiungere anche il tin, perfetto. Quindi abbiamo fatto un imprint per la triplicazione dei minerali principali. Adesso qualcuno sicuramente me lo sarò dimenticato. Per inserirlo, tasto destro, voilà, e ci abbiamo stalistona! Perfetto, quindi proviamo subito a mettere. Sì, perché? Ma perché si bugga con questi foglietti? Uno di oro, uno di ferro, uno di copper, uno di osmio, uno di tin e uno di silver. Voi mi direte, ma perché fai sta roba così lunga? Perché poi ci serviranno anche i dust per poi fare l'imprint per questi altri tre reactor. Quindi facciamo partire sperando che non si blocchi niente, perché comunque devo fare anche degli speed upgrade per quegli ultimi due macchinari lì. Facciamo partire. Ok, perfetto, l'oro è andato in quella cassetta lì. Ho fatto un po' giro strano, però è andato in quella cassetta lì ed è giusto. Ecco, già si è buggato. Si è buggato perché ha fatto quel giro iniziale, quindi. Vediamo un pochettino. Cos'è la corrente? Ah, guardate ragazzi, sul conveyor belt si porta via anche l'animazione, quella rossa. Tac, quindi se li porta tutti laggiù. Quindi 3 di oro ci sono. I 3 di copper ci sono. E non abbiamo più correnti. Benissimo. Ovviamente si sono bloccati anche i macchinari. Perfetto, non abbiamo più energia. Ok, quindi l'ultimo che ci mancava era il silver. Però gira ancora. Va bene, l'importante è che vada. Perfetto, ragazzi, quindi vanno fatti degli upgrade per gli speed. Sì, per gli upgrade. Vabbè, vanno fatti degli speed upgrade. Perché va ancora leggermente lenta. Ok, vediamo un po' se riesce a portarli. Ve l'ho detto, ragazzi. Ci serve parecchia energia. Va bene, però per il resto funziona tutto. Voilà, e abbiamo tutti i dust che ci servono, quindi andiamo a spegnere così almeno si tiene un po' di corrente. Tac, così almeno si comincia a caricare, visto che c'è il pannellone solare fuori. Ce n'è uno solo di pannello solare, ragazzi. Minimo, minimo dovete avere 3 pannelli solari di quelli grandi, di quelli advanced, per fare funzionare tutto quanto regolarmente. Quindi già vi sto avvisando, quindi prendiamo uno di silver, uno di tin, uno di osmium, uno di iron, uno di copper e uno di gold. Uno di gold! Uno di noi. Allora,
Quindi andiamo a fare l'imprint per gli altri tre reactor. Allora, abbiamo detto che dobbiamo fare una cassa ferro, oro e osmium, però col dust. Quindi ferro, che è questo qua, ferro un dust, oro e osmium. Quindi aereo. Ok, perfetto, ci sono tutti e tre. Quindi questo qua è il primo. Poi dobbiamo fare un altro tin e silver. Tin e silver. Perfetto, ce l'abbiamo. E adesso dobbiamo fare uno solo copper. Solo soletto. Allora, copper dov'è? Perfetto, quindi copper, tin dust e silver dust, iron gold e osmio. Andiamo a piazzarli nei loro reactor. Quindi mettiamoli già. 2 e 3. Copper, tin dust, quindi ce l'abbiamo già in ordine anche, perfetto. Allora, tac, gold, osmio, ok. Silver, ok. Perfetto. Quindi adesso proviamo un pochettino, però ho una paura che essendo che questi qui... No, no, forse ce la potrebbe anche fare, eh. Vediamo un po', perché ho paura che magari non essendoci un conveyor belt da questa parte qui, magari non entra direttamente all'interno del manipulator. E nel caso in cui si verificasse questo, bisogna spostare le casse tutte di uno. Ma secondo me non si verifica. Comunque, proviamo. Qua corrente ne abbiamo, si sta facendo poca, poca, poca. Andiamo. Vabbè, visto che in questo caso non consumeranno neanche i materiali, quindi. Allora, accendiamo. Facciamo una cosa, spegniamo questo loop qua. Tac. Così almeno possiamo mettere in pace i materiali. Accendiamo l'assembly. Accendiamo qua e accendiamo l'assembly line. Perfetto. Quindi qua passa dritto. Deve andare nella prima cassa questo, giusto? Perfetto, ci è andato. Un po' lento, però. Si è già fermato tutto qua, vabbè, va ni fa niente, l'importante è che funzioni. Perfetto. Questo è ferro. Se non sbaglio, se ci passiamo sopra. No, questo era silver, no, tin. Arriva il copper. Sembra proprio una sfilata. E questo è il copper, ragazzi. Sì, con la canzone di cose, uomini e donne. Ci passiamo sopra, droppa? No. Perfetto. Cioè, droppa, nel senso lo possiamo prendere, no. Ok, ce ne sono ancora. Eccolo qui, e questo qui è il silver. Tiritititiri. Tiritititi. Notate l'eleganza nello sfoggiare la propria. Vabbè, quello che è. E quindi abbiamo finito tutto, sì. Vediamo un po' se c'è tutto nella chest. Allora, oro, osmium, ferro, silver e tin e copper. Perfetto. E tutto il resto poi che è, se ne va a finire in questa cassa qui. Questo sistema qui, ragazzi, forse non ci farò un video, però si può fare tranquillamente. Potete anche fare un conveyor belt che vi spinge i semi o eventualmente rami, sapling, quella roba lì, come cavolo si chiamano quelle cose lì, nel biogenerator, e quindi fare energia per poi utilizzarla all'interno dell'assembly line. Quindi noi facciamo energia, va direttamente in questa batteria qui, e quindi diciamo può continuare ad andare avanti l'assembly line. Grazie a questa energia del biogenerator. Non so se ci farò il video, però comunque se nel caso lo dovessi fare, ve lo farò vedere nel prossimo video che farò. Bene, ragazzi, allora, per questa puntata è tutto. Diciamo, vi ho detto che ci stiamo avvicinando all'Atomic Science e l'ICBM, quindi dovete fare molto, molto tin e copper, perché ci servirà del bronzo, e vi ho già detto troppe cose. In questa puntata qui rilascerò anche il nuovo salvataggio, quindi oggi caricherò il nuovo salvataggio. E niente, che dirvi, ragazzi? Devo dare anche una risposta ad Master Chief. Praticamente mi aveva chiesto come mai
Nella sua versione di Volzano ci sono i crate e molte mod, perché lui ha l'ultima versione. Allora, molto semplice, non so se hai visto gli scorsi video, ma praticamente mano a mano che va avanti la Volz, non sta dietro alle mod purtroppo, e quindi quelle che non sono aggiornate le elimina. Quindi molto probabilmente tu avrai una versione dove non è presente tutta la... adesso non so se è la Rylecraft che introduce i crate, comunque è la mod che introduce i crate. La differenza dei crate che ci sono adesso sono le dimensioni, cioè quanto possono contenere. Io ti consiglio di giocare alla versione nella quale sto giocando io, che è quella che ha più mod possibili, quindi le mod più carine e funzionali, che è la versione 1.1.4. Nel caso non dovessi trovare, c'è il download nella descrizione del video. Questo per Master Chief. Volevo salutare poi, mi stavo scordando, ragazzi, ma non me lo sono scordato. Reborn Sun, mi sbaglio sempre col tuo nome, mi devi veramente perdonare. Reborn Sun, perché sembra uno scioglilingua. Perché è il primo che commenta sempre in tutti i video. Poi volevo salutare Cosi2000 e Necromante. Benissimo. Poi anche facciamo una parentesi per GLaDOS e Vito il Mito, che mi continua sempre a fare il culo in Counter Strike. Bene, ragazzi, dopo questo vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi. E non scordatevi di mettere il mi piace.